Salve ragazzi, da un po' che non ci sentiamo. Stasera volevo parlarvi di una linea guida poco conosciuta ma citata da Elliot. È molto ma molto efficace. Prima però velocemente il disclaimer, così ci mettiamo a posto. Poi passiamo velocemente alla teoria. Ok, velocemente un minimo di teoria. Allora, un'importante linea guida che Elliot notò è che dopo il completamento di un movimento a tre onde, quindi un movimento correttivo, in questo caso un ABC, vi è la tendenza del prezzo a ritornare nell'area della precedente onda B. E questo fornisce un eccellente primo target, quindi di ritracciamento. Come vedete, il prezzo torna nell'area della precedente onda B e poi continua nella direzione di partenza, quindi nella direzione short. Questo è anche un ottimo setup operativo che può essere sfruttato con un ottimo rapporto rischio-reward. Non è stato difficile trovare esempi perché il Forex è pieno e quindi, ad esempio, abbiamo preso questo daily, CHFIN, abbiamo un ABC a cui segue il tracciamento ABC, dove si ferma nell'area della precedente onda B. E quindi ha rispettato il livello di ritracciamento e può proseguire nella direzione che aveva quando era partito l'inizio della correzione. Questo è anche per gli amanti delle strutture correttive e tecnicamente un doppio 3. Qui si era esaurito in sostanza il setup operativo e come vedete in questo caso l'onda X è uguale ad onda Y. Aiutiamoci con la ratio. Potete vedere l'onda Y si ferma tra l'1 e il 114,60% di onda W. Quindi assolutamente rispettato in modo perfetto questo doppio 3 e tecnicamente noi nella Modern Elliott Wave Theory definiamo i colleghi, cioè stessa gamba. Noi trattiamo in modo specifico proprio questo tipo di pattern, questa combinazione dinamiche, combinazioni laterali, pattern correttivi ibridi e quindi vi do ogni tanto qualche ragguaglio perché molti mi chiedono di cosa si tratta. Un altro setup è qua. Questo era UD. Abbiamo una prima correzione a tre onde, a cui segue un'altra correzione a tre onde. Qui ho messo una BC per far vedere che questa è un'onda B, ma tecnicamente in realtà questo non è uno zigzag. Ma questo è un doppio 3. Tecnicamente il doppio zigzag, la X per un doppio zigzag o la B per uno zigzag, va
appunto parliamo di un doppio 3, in questo caso come combinazione dinamica, dynamic combination, noi li definiamo in modern e le two-way theory, e quindi tecnicamente hanno la stessa valenza. Per cui, torniamo al setup, abbiamo l'ABC correttivo che si va a fermare proprio nell'area della precedente onda B o onda X, per poi proseguire nella direzione da cui era partita la correzione, e in questo caso il setup operativo è perfetto, è stato rispettato. Non aggiungo altro in merito, per quelli che non conoscono la Modern e le tue teorie, potrebbero fare confusione, e non è l'oggetto di queste pillole, che servono giusto per anche per chi sta imparando Elliott, per avere degli ulteriori spunti di conoscenza e non di confusione. Perché qui il setup insomma continua. Però chiaro che molti poi si fanno anche delle domande se questo qua è una flat o uno zigzag. In ogni caso, scrivetemi in privato, e così poi al limite vi dico. Allora, l'obiettivo di questo mini video era quello di spiegare questa efficacissima linea guida e poco conosciuta, almeno da quel che vedo in giro, ma veramente molto efficace. Quindi al prossimo video, mi raccomando, buone feste, passate delle ottime feste, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ragazzi.